Nella realtà dei fatti questa casa non era in edilizia residenziale normale, ma era una casa in piano di zona. Piano di zona che quindi prevede alcune restrizioni da parte dell'assegnatario, che non è padrone di casa, è un assegnatario. Due delle quali, le più importanti che sono state praticamente violate, sono il subaffitto e l'altra condizione che era fondamentale è che chi accede ai piani di zona non abbia altri alloggi di proprietà. Nella realtà dei fatti questa persona mi ha subaffittato al nero perché non ha registrato il contratto, io ho pagato tramite RID bancari, però il numero di conto che mi è stato dato non era il suo, ma quello del papà. Lui dice: io non sapevo nulla del fatto che la casa fosse stata subaffittata, era andato via e l'ha subaffittata mio padre a mia insaputa. Fermo restando che nella convenzione stipulata da lui e da tutti i soci di questa cooperativa e di tutte le cooperative nazionali che fanno parte dei piani di zona, si dice appunto che il socio risponde sempre e in prima persona di tutto ciò che accade nell'appartamento. Lui mi denuncia per occupazione senza titolo e mi richiede, per il periodo in cui ero stato all'interno dell'appartamento, la somma di 50.000 euro come indennizzo di occupazione. Quindi, dopo aver pagato tramite RID bancari, lui mi richiede altri 50.000 euro. Vengo condannato perché secondo il giudice io sono un occupante senza titolo. Perfetto. A quel punto il commissario del Mise, che fino ad allora non aveva informato né il Comune di Roma né la Regione Lazio della situazione che avveniva nella sua cooperativa, perché comunque sia era lui che doveva vigilare, chiede di far rogitare questa persona a patto che la stessa restituisse i contributi erogati anticipatamente dalla Regione Lazio. La transazione viene effettuata e a quel punto viene fatto il rogito. Veniamo a scoprire che in piena convenzione, ovvero sia già nel 2014, lo stesso era già proprietario nello stesso comune di Roma di un altro appartamento di ben 90 metri quadrati. Le denuncio nuovamente tutto quanto sia al comune di Roma che alla Regione Lazio. Il comune di Roma mi dà ragione, apre e conclude la revoca della superficie del suolo, però non può praticamente concludere l'iter e quindi estromettere la persona se la Regione Lazio non revoca anche lei i contributi che al tempo ha erogato. Mi trovo in questo paradosso dove il Comune di Roma mi dà completamente ragione, la Regione Lazio non si schiera né da una parte né dall'altra, lascia le cose in un limbo e in automatico permette a questo signore di continuare a chiedere lo sfratto.